Tanti allenatori emergenti, ma non solo, si stanno affermando nelle più alte categorie. Come si fa a fare in modo che ci si creda, partendo da realtà piccole come il Molise? Ci si può credere perché ormai la funzione dell'allenatore è diventata una funzione importante, educativa, formativa. Noi questo è una cosa importante. Dobbiamo introdurre e stiamo valutando anche il discorso sulla violenza, il parlare proprio, l'affrontare queste cose a livello giovanile, a livello regionale, perché vediamo che la violenza non è solo nel calcio, ma è un discorso generale, un po' esplodo, c'è bisogno di ricorreggere certe cose, certe manifestazioni. Il calcio con i suoi allenatori, quindi gli educatori, può essere importante anche per questo. Quindi l'allenatore che ha sempre di più anche una funzione sociale. Ha una responsabilità grossa oggi, responsabilità grossa soprattutto gli allenatori dei settori giovanili, devono insegnare il calcio, ma devono insegnare anche a stare al mondo, e questa è una cosa importante. Stare al mondo vuol dire saper stare con gli altri.